Buongiorno, benvenuti a Omnibus. Allora, si è concluso nella notte il Consiglio europeo a Bruxelles. È stato molto lungo, è durato oltre 6 ore. Alla fine noi abbiamo scelto di titolarlo in questo modo, primi passi, diciamo, in una direzione di maggiore unità, viste le premesse che erano, insomma, era stato approvato il piano Juncker con la redistribuzione delle quote il giorno prima a livello dei ministri della giustizia e degli interni, invece con una vistosa spaccatura. E se dobbiamo dare retta al sito della BBC, che spero adesso la regia vi possa far vedere, eccolo qui. Invece, diciamo, si punta più che su un accordo in generale sul fatto che il contenuto di questo accordo è in realtà anche, ed è però diciamo, un indirizzo forte, un piano di aiuti. Piano di aiuti di 1 miliardo circa per i siriani rifugiati attraverso le agenzie dell'ONU e attraverso altri tipi di iniziative, quindi anche accogliendo però alcune delle istanze che venivano dai paesi dell'est, in particolare dall'Ungheria. Ma cercheremo poi di entrare nel dettaglio di queste posizioni, anche grazie poi alla corrispondenza della nostra inviata del telegiornale Gabriella Caimi. Si collegherà con noi più tardi, quindi ci darà un po', perché essendosi concluso nella notte, avrà un po' più il tempo di fare il bilancio. Ma intanto vi presento gli ospiti e poi vi faccio sentire come invece lo riassume Matteo Renzi il risultato del vertice. Allora, intanto Matteo Colaninno, deputato del Buongiorno. Partito Democratico, buongiorno, E grazie. bentornato a Omnibus. Poi accanto a lui c'è Mattia Fantinati, deputato Buongiorno. del Movimento 5 Stelle, che è noto per aver attaccato Comunione e Liberazione al meeting, Michelin. invitato, unico invitato al meeting del Movimento 5 Stelle. Ha avuto queste parole molto dure e quindi era agli onori della stampa in quella fase, quest'estate. Poi c'è Davide Giacalone, Buongiorno. editorialista di Libero, buongiorno, molto attento alle questioni dell'immigrazione, come del resto Claudia Fusani, Buongiorno. giornalista dell'Unità. E poi in collegamento da Milano vedo, è molto confortante vederlo in collegamento, il professor Paolo Magri, che è il vicepresidente dell'ISPI e che è naturalmente esperto di relazioni internazionali. Allora, io farei sentire questo piccolo contributo, il Renzi della notte uscendo dal vertice, come la riassume in italiano, ma aveva detto la stessa cosa anche alla stampa straniera, e sentiamolo. Io credo che non sia una questione legata agli altri paesi. Noi abbiamo fatto la nostra parte. Per l'opinione pubblica italiana, penso che stasera sia una notte, questa notte sia stata una notte importante, perché fino a qualche mese fa, quando dicevamo che questa questione riguardava tutti, ci guardavano male. Ci dicevano: no, questo è un problema italiano. No, c'è un accordo e va rispettato. Oggi diciamo che da qui alla fine dell'anno addirittura ci siamo messi come obiettivo ambizioso, speriamo di farcela entro novembre 2015, tutti i paesi hanno la possibilità di dare una mano, e non soltanto sugli hotspot, ma sugli hotspot, la relocation, cioè la divisione dei richiedenti asilo e dei profughi, e sulla necessità del ritorno non gestito dai singoli paesi, ma dalla Unione Europea e dalla Commissione. Quindi mi sembra un passo in avanti molto significativo. Tecnicamente parlando, per mesi ci hanno detto: è un problema vostro, stavolta si sono accorti che è un problema anche loro. Allora, prima di dare la parola ai nostri ospiti politici, andrei dal professor Magri, però. Diciamo, è un buon riassunto questo? C'è una questione di bilancio a vantaggio dell'opinione pubblica italiana di questo vertice? O tutto insomma, quali sono le novità secondo lei, professore? Dipende da qual è il termine di paragone con cui osserviamo questo vertice e quello dei giorni scorsi. Se, come faceva poco fa Renzi, e concordo, lo confrontiamo con la situazione a 2 anni fa o anche a pochi mesi fa, è sicuramente un enorme passo avanti. Se lo confrontiamo rispetto alla dimensione del fenomeno, cioè a quanto sta succedendo, dobbiamo dire che è un accordo che arriva tardi, che arriva con e uso le parole di Juncker, una goccia nell'oceano, e che arriva questa goccia nell'oceano avendo creato delle lacerazioni fortissime all'interno dell'Europa. Noi stiamo parlando, do solo un numero, di un accordo semivolontario, le parole di Renzi erano indicative, per ridistribuire in totale in 2 anni 160.000 migranti,
un accordo che per esempio assegna alla Germania 30-40 mila rifugiati, facciamo conto che ne riceveremo, si parla, 1 milione, e facciamo conto che la Germania ne ha accolti 2 weekend scorsi in un weekend 40 mila, cioè lo stesso numero che dovrà accogliere nei prossimi 2 anni. Questo ci fa capire che è un passo avanti, ma la strada è ancora lunghissima. Allora, Matteo Colaninno, che idea si è fatta? E anche di questa, diciamo, l'elemento naturalmente delle quote semivolontarie, non è chiaro, ci sono ancora alcuni punti anche da capire come andranno, certo. Gli hotspot, che questi centri di accoglienza che comunque partiranno con qualche problema anche di gestione per l'Italia. Ma ribadisco il concetto, cioè noi siamo di fronte a un fenomeno che ha delle dimensioni globali e mondiali, di complessità enorme, forse difficilmente si è potuto gestire un fenomeno di questa natura prima. Credo che ci siano dei risvolti non solo di natura geopolitica, le guerre eccetera, ma anche siamo dentro, immersi in una fase di globalizzazione economica, e non c'è dubbio che le parole del primo ministro Renzi sintetizzano il dato di fatto, cioè tutti gli europei, e non solo gli europei, il mondo ha visto che quando il fenomeno ha investito, ha impattato sull'Italia, gli altri sostanzialmente, soprattutto i nostri partner europei, facevano più o meno spallucce, nel senso che il problema impattava su di noi. Gli italiani sono sempre stati un popolo molto accogliente, hanno gestito una situazione da soli, a mio giudizio, in modo esemplare, tra tutti, Stato, regioni, sindaci, eccetera. Oggi finalmente, grazie alla consapevolezza che il governo italiano, il primo ministro in primis, ha saputo diffondere, e anche la presa di posizione di alcuni leaders europei, oltre a fatti, diciamo, che sono arrivati all'opinione pubblica, la foto di quel povero bambino è certamente stata un punto di svolta, a mio giudizio, hanno reso consapevolmente l'Europa, che oggi è di fronte a un bivio. Cioè l'agenzia Frontex ha sintetizzato che solo nel mese di agosto sono arrivati sul territorio europeo 156.000 profughi. Nel 2014 sono stati 280.000. I numeri che diceva Magri sono impressionanti. Quindi è un fenomeno complesso, mondiale. Sono impressionanti anche perché raffrontati a quello che prevede il piano, i numeri del piano. Certamente. Di sicuro l'Europa poteva, a mio giudizio, nel suo progetto politico collassare, perché se l'atteggiamento iniziale fosse stato l'atteggiamento nel medio termine, finiva un progetto europeo. Credo che ci sia stato, a mio giudizio, una svolta positiva, migliorabile, ampliabile, ma di sicuro è cambiato il sentiment, l'approccio, cioè non è più un problema tuo, cara Italia, perché questo era l'approccio iniziale. Cara Italia, cara Ungheria, cara... Sì, però insomma, è evidente che oggi c'è un blocco di paesi dell'Est che ha tentato di frenare un approccio, invece quello della Commissione e quello del governo italiano. Questo è un problema che va gestito insieme. Non è che scaricando su alcuni gli altri possano fregarsene, perché o lo gestisce insieme l'Europa tutta, oppure è una non gestione, è un caos. No, ma infatti di questo stiamo parlando, della capacità di gestire così. Volevo sentire dall'onorevole... Chiudo solo Fantinato. Dicendo che credo che l'Italia abbia certamente contribuito, e Renzi in prima persona, a fare un passo avanti a tutta l'Europa. Volevo chiedere a Fantinati, perché il Movimento 5 Stelle è di quelli che hanno appoggiato anche esplicitamente sul sito di Grillo, sul sito, il blog di Grillo, eccetera, le posizioni proprio del primo ministro ungherese, che poi ieri ha avuto un atteggiamento, anche questo è un po' da capire, poi ci faremo aiutare anche a leggere l'atteggiamento dell'Ungheria, perché poi ieri insomma sembrava più disponibile. Allora volevo chiederle se però voi siete comunque, come giudica anche lei naturalmente, questo, il risultato di questo vertice, se continuate a essere un po' quelli dei muri, di mettere un freno anche all'accoglienza. No, assolutamente, noi non siamo mai stati quelli dei muri. Tant'è vero che Renzi oggi con l'idea della gestione delle quote, cioè quindi per superare il regolamento di Dublino, che prevede che il primo paese dove il migrante arriva è quello che deve gestire la posizione del migrante, questo quindi che non deve essere lasciato soltanto la gestione del migrante ai paesi che di fatto accolgono il migrante per
Esatto, primi. Noi questo l'avevamo chiesto da tempo, tant'è vero che è una mozione di un anno fa del Movimento 5 Stelle che chiedeva di superare il regolamento di Dublino, approvata all'unanimità da tutte le forze politiche del Parlamento. In un anno questo governo Renzi non ha fatto nulla. È vero, dice Connanino, che il problema dell'immigrazione è un problema complesso, ma è anche vero che non nasce oggi, c'è da molti anni, e il governo, ma non solo questo, ma anche quelle che ci sono stati prima, non l'hanno mai governato, ma addirittura siamo arrivati all'estremo opposto, l'hanno addirittura fatto business, hanno sfruttato il problema dell'immigrazione. E questo si vede anche da che cosa? Da il tempo in cui l'Italia gestisce la pratica del migrante. Però l'Europa ha cambiato atteggiamento da quando il governo italiano, da quando Renzi ha posto un problema complessivo e di tutta l'Unione Europea. Cioè non è più un problema nostro. L'Europa ma Renzi cambiato, ha convinto l'Europa ha cambiato, a lavorare, ad agire, ad aiutarci. In casa, l'Europa ha cambiato atteggiamento quando il problema migranti ha toccato di fatto la Germania. Prima, quando toccava Lampedusa, nessun giornale, nessuna riga d'inchiostro è stato scritto per gli abitanti di Lampedusa che gestiscono da anni il fenomeno. Quando invece la Germania si è accorta del problema migranti che perché arrivavano prima, dai Balcani, esatto, già a luglio però, prima ha detto io mi prendo soltanto i migranti siriani perché sono quelli diciamo più competenti, più diciamo evoluti professionalmente. Dopo tre giorni si rimangia le parole e praticamente succede un caso mediatico, quindi l'Europa si occupa di fatto del problema migrante. L'Italia lo sta gestendo da anni, tant'è vero che anche a livello diciamo europeo l'Italia è lasciata sola, primo perché non c'è nessuna di fatto rilevante gestione delle quote, quindi dal punto di vista operativo è sola, dal punto di vista economico finanziario è anche sola, perché se noi consideriamo che negli ultimi sei anni l'Italia ha speso 1.680 milioni per la gestione dei migranti e soltanto 300 milioni di questi, quindi un 20% scarso, sono arrivati dall'Europa. Io mi chiedo perché si parla tanto di Europa quando il problema di fatto è stato gestito da noi. Allora, Davide Giacalone, diciamo, quali sono i cambiamenti di rotta che cominciamo a intravedere dai risultati di questi due vertici, perché è stata poi una doppia giornata, in realtà sono state 48 ore di lavori su questi, e poi tutto sommato il tema, diciamo così, la risposta al problema che sollevava adesso Fantinati è che potrebbe però questi soldi che l'Italia spende poi potrebbero ritornare diciamo in una partita che poi concede flessibilità da un'altra parte, per esempio. Allora, il cambiamento di rotta ce n'è uno, mi par di capire, ed è molto, molto importante, è la parte finale della dichiarazione resa da Renzi. Però per capire l'importanza di questo cambiamento di rotta bisogna tenere presenti tre cose. La prima, questa retorica è la prima volta che l'Europa se ne accorge. Guardate, se prendete la rassegna stampa di quando sono state varate le operazioni di pattugliamento nel Mediterraneo cofinanziate, ogni volta si diceva la stessa cosa. È la prima volta che l'Europa... Non è vero, non è la prima volta. Siccome è anche un tema un po' stucchevole, mettiamola così, se è la prima volta perché è stata l'Italia, l'Italia, eccetera, accantoniamo questa questione, andiamo... Sì, no, ma l'accantoniamo, ma non era per la sua polemica, è per arrivare a quello che stava l'Italia. Ero io, mi permettevo, perché sennò non ne veniamo più fuori. Ecco. No, ma non è questione, la questione è che la gestione del tema, nel suo complesso, è sempre stata cofinanziata dall'Europa. Il problema del coinvolgimento europeo è su un altro aspetto, ed è il secondo punto. Cioè, il regolamento di Dublino è stato sospeso unilateralmente dalla Germania dopo l'annuncio della signora Merkel che avrebbe accolto i siriani. Qual è il tema del regolamento del Dublino? Il vero vincolo che crea dei problemi ai paesi di confine è che chi ha confini esterni all'area europea o all'area di Schengen ha degli obblighi di identificazione e di visione di queste persone che non sono migranti, perché proprio i migranti sono gli uccelli che cambiano, e sono da una parte i profughi e dall'altra gli emigranti economici. Cioè, la linea di divisione non è così netta e così facile, e quello è il problema grosso.
I paesi che hanno confini interni all'area europea, alla di Schengen, non hanno mai avuto questo problema. Perché però dovevano filtrargli prima. Cosa è successo con la sospensione unilaterale di Dublino? Che questo problema si è spostato dentro i confini europei, i confini esterni europei, e questo ha creato una sensibilità in Germania, e non solo in Germania, che prima, in Austria per esempio, che prima non si era vista. E questo è molto importante. La novità che mi pare di cogliere dalle parole di Renzi, e che non sono in grado di commentare più che altro perché non ne conosco ancora il testo, ma sento quello che ha detto il Presidente del Consiglio, la novità è se il coinvolgimento europeo riguarda anche la gestione della divisione tra profughi e migranti. Se riguarda la gestione di questi hotspot, ci sarà una troica degli hotspot, mettiamola così. È la gestione fondamentale dei rimpatri. Perché ovviamente, dopo aver fatto la scelta, la conseguenza è il rimpatri. Questo da quali parole di Renzi le vincevi? Dalla parte finale? Lui ha detto, abbiamo stabilito che ci sarà un coinvolgimento. Sì, però bisogna vedere il grado e il tipo di coinvolgimento. Allora, Claudia Fusani, che sa... Non sono in grado di commentarlo più di tanto, però se è quello... Quella è la questione, sicuramente per l'opinione pubblica italiana, per la politica italiana, per chi deve gestire. Allora, la questione è proprio questa. Gli hotspot che Claudia Fusani, che sa tutto di queste cose, sono già funzionanti, quello di Lampedusa perlomeno. Uno è già operativo. Quello di Lampedusa. Però invece Alfano, e poi lo sentiremo, Alfano ieri è stato attaccato dalla Lega, eccetera. Ma la cosa era sempre da parte dell'Italia di dire noi li facciamo funzionare soltanto quando si verificano quelle condizioni, cioè come gli altri brandivano Schengen e la sospensione di Schengen, noi abbiamo brandito il ritardo nell'attuazione del meccanismo degli hotspot. Questa era la guerra, prima di questi vertici. Allora, cosa succede? Allora, la cosa fondamentale che secondo me è successa in queste 48 ore sono almeno tre. Innanzitutto sugli hotspot noi siamo pronti, sono 5, uno è già attivo. La cosa fondamentale è che, essendo che abbiamo superato Dublino, ormai spero che anche chi ci ascolta sia in grado di rendersi conto di questa cosa, cioè quindi non c'è più l'obbligo per chi arriva nel primo paese di sbrigare in tutto in quel paese tutte le pratiche, eccetera, ma in qualche modo c'è tutta Europa che si fa carico di questi arrivi in quote parti. Superata questa cosa che era fondamentale, possiamo gestire gli hotspot, li possiamo aprire. Perché abbiamo fatto? Perché Alfano ha fatto questa differenza? Il governo ha fatto questa differenza? Giustamente, perché il rischio era che, restando Dublino così com'era, noi si diventava la frontiera, il paese di frontiera di tutti gli arrivi, e poi chi se ne frega, nel senso ce le stavano sul collo a noi e chi si è visto si è visto. Avendo superato Dublino, questo problema non ci dovrebbe essere. L'altra cosa importante sono i rimpatri collettivi, cioè fatti dalla UE. Importantissima questa cosa, però cosa è mancato invece ieri? E vengo a una cosa che manca e che invece è molto importante, cioè la lista dei paesi dove si devono riportare le persone. Cioè l'Europa... Finora si possono, si devono... E questo è un punto fondamentale, attenzione. L'Europa finora ha fatto una lista, ecco, scusate se uso questa parola, è bruttissima perché evoca situazioni diverse, però in questo momento è necessario usare queste espressioni. Quindi ha indicato, Bruxelles ha indicato, una serie di paesi che in questo momento non possono beneficiare di queste nuove regole che ci sono attualmente appunto da noi, perché quelli che vengono chiamati i migranti, quelli che fuggono in cerca, che cercano altri paesi in cerca di ricchezza, in cerca di una vita migliore, migranti economici, eccetera. In questo momento, di fronte al profugo che scappa dalla guerra, è chiaro che il profugo deve venire prima rispetto all'altro. Quindi l'Europa per ora ha stilato una lista di paesi che riguarda l'est, ma non riguarda l'Africa. Noi invece abbiamo il problema solo di questi. Africa, solo Africa, Eritrea, Somalia. Quindi, come al solito il piano dei dettagli è fondamentale adesso. Soltanto una cosa, perché dobbiamo andare in pubblicità, però prima volevo leggere una parte di dichiarazione che invece noi non avevamo in voce, delle cose che ha detto Renzi nella notte, che si adatta a questo tema qui di cui stiamo parlando adesso.
Allora, Renzi ha detto, fatemelo dire in latino, visto che in inglese non sono troppo bravo, simul stabunt, simul cadent, ha detto, riferendosi all'approccio complessivo approvato ieri dal Consiglio europeo, e cioè centri, ma anche le altre misure. Noi e la Grecia ci prendiamo questi centri di accoglienza, se. Ora bisogna vedere poi se... Intanto c'è Alfano che dice che importante. Il regolamento di Dublino è saltato. Però diciamo un dato politico, diciamo, perché poi se entriamo nei dettagli... Sono la sostanza, però diciamo, il dato politico è questo. L'Europa, di fronte al tema, prima del fallimento greco e oggi dei migranti, prima aveva un atteggiamento. Vabbè, oggi... no, se ci deve ridire no, che... No, no, ma non devo ridire niente. Ma che... No, voglio ridire che prima non si affrontava un tema che dava futuro all'Europa, cioè adesso l'Europa finiva, no, il progetto europeo di fronte ai muri, ai fili spinati, ai treni... Che continuano a esserci i muri, i fili spinati. Ma oggi c'è una consapevolezza diversa, in parte. Una gestione di un problema, che poi evidentemente siamo all'inizio di un processo di gestione. Prima c'era non gestione, prima c'era menefreghismo. Allora, adesso, però abbiamo fatto una moratoria di uscire chi è il merito poi della gestione. Ma abbiamo parlato di Europa. C'era un'altra cosa importante. Sì, però la diciamo dopo la pubblicità e sentiamo anche il professor Magri, che vedo sorridente però. Allora, a dopo. Restate con noi. Allora, intanto la telecamera in diretta ci sta mostrando delle immagini, eccole qui, questo è il confine, come per dire, dei confini dei muri con la Croazia, eccolo qui, il confine della Croazia con i controlli, e quindi sono immagini che hanno un loro significato. Vorrei tornare dal professor Magri, intanto perché nel frattempo, visto che c'è... Poi lo facciamo dire, perché intanto arrivano naturalmente titoli più precisi anche nei siti, adesso c'è l'Huffington Post, 1 miliardo e hotspot a novembre, qualcosa si muove per i migranti, l'Europa si ricompatta sul controllo delle frontiere, che c'è? Allora, volevo chiedere, professore, di mettere un po' più a fuoco questi risultati del vertice, anche di capire questa partita, questa spaccatura con i paesi dell'est, la figura di Orban, del premier ungherese. Ma, prima, perché sorridevo prima, perché lei notava... No, perché anch'io, come l'onorevole Colaninno, sono un inguaribile ottimista. E quindi anch'io credo che è vero, è corretto dire che l'Europa finalmente affronta, prende coscienza, però dobbiamo interrogarci sull'efficacia e l'efficienza del processo europeo. I due fenomeni che ha affrontato l'Europa in questi 5 anni principali, la Grecia e la crisi dell'immigrazione, sono due fenomeni che rappresentano in un caso l'1% del PIL europeo, la Grecia, nell'altro caso i migranti lo 0,1% della popolazione europea. In entrambi i casi li abbiamo affrontati senza togliere merito al presidente Renzi, perché la Germania a un certo punto ha cambiato atteggiamento, e li abbiamo affrontati in che modo? Nel caso della Grecia, in 6 anni mettendo 540 miliardi e trovandoci alla fine con una Grecia in una situazione decisamente peggiore di quella di partenza. Nel caso dell'immigrazione l'abbiamo affrontato dopo alcuni anni con di mezzo alcune migliaia di morti, porti chiusi, tunnel chiusi, stazioni chiuse, e alla fine dei due processi che Europa abbiamo? Sulla Grecia, un'Europa dove la Germania viene accusata di essere nazista e la Germania accusa la Grecia, la popolazione, di essere dei fannulloni. Sulla questione dell'immigrazione abbiamo l'Ungheria che accusa la Germania di imperialismo morale e la Germania che accusa l'Ungheria di barbarie, cioè fra alleati. Quindi l'ottimismo senz'altro, però dobbiamo anche interrogarci, se no non faremo un servizio utile anche a chi ci ascolta, se questa Europa può affrontare le velocità del mondo che stiamo andando avanti. Credo di averle risposto anche su Orban. Professore, sì. Mi scusi, guardi, tra l'altro lei è sempre molto interessante e ha stigmatizzato molto bene i numeri e il problema, cioè Grecia e immigrazione l'1% e lo 0,1%. È vero, tuttavia questi numeri, prendo la Grecia per non tornare a fare, se no Alessandra mi redarguisce perché faccio pubblicità,
troppa Renzi, sulla Grecia questo 0-1 rischiava di innescare, a mio giudizio, ma diciamo non sono il solo, un effetto domino micidiale peggio della Lehman Brothers, o come la Lehman Brothers, che è meno di questo 0,1%, e lì saremmo andati incontro a una terra di nessuno, per usare le parole di Mario Draghi. È vero che l'Europa si è mossa malissimo, soprattutto all'inizio, nell'affrontare il tema greco, che poteva essere, come dire, isolato e gestito in modo diverso. Tuttavia, anche di fronte di fronte a questi punti, noi siamo arrivati, ripeto, a mio giudizio, di fronte a situazioni limite, quasi di non ritorno, e per fortuna alla fine, Germania o non Germania, certo che la Germania è la Germania. Beh, e nessuno qui, al di là di quello che sta succedendo a Volkswagen. No, ma invece vorrei poi tenere la Germania insieme la Germania, le cose, cioè, diciamo, ora, le teniamo, ora la facciamo, però, tuttavia, io credo che sia, senza fare, diciamo, gli estremisti dell'ottimismo, secondo me, all'ultimo secondo abbiamo rimesso sui binari. Questa cosa qui a me sembra una cosa. Abbiamo dato solo la morfina, ha funzionato solo la Banca Centrale Europea, che ha messo in circolazione la morfina, ha fatto benissimo, ha funzionato benissimo. Ma quella, la crisi greca non era mica la Grecia dell'1%, era tutto il debito pubblico eccedente che in area europea, di cui noi siamo. Era spaventoso. Ma certo. Come fai uno a dire? Ma cosa vuoi? Anche la Lehman Brothers, sì, che non era la principale banca del mondo, ha innescato un effetto contagio, una pandemia mondiale, che poi nessuno è riuscito più a gestire. Io sono sempre per fare un po' dei piccoli passi, perché altrimenti poi anche chi sta a casa non segue più. Allora, facciamo dire un elemento tecnico di Claudia Cusani. Visto che vediamo le immagini della Croazia, che è importante. Che è importante. Nascerà da qui a un anno una polizia di frontiera europea. Mi sembra un elemento importantissimo questo, perché le frontiere di tutta Europa saranno, ci sarà una sorta di polizia europea, la prima vera polizia europea, quindi un elemento fortissimo e di grande rottura rispetto al passato. Che fa scopa con la gestione comune. È certo, quindi gli hotspot saranno gestiti nei paesi di frontiera europea da una sorta di polizia europea. Questo è stato deciso ieri sera, stanotte. Mi piaceva anche un punto che era emerso durante la pausa pubblicitaria, però appunto invece ci tengo. Che ritorna all'Italia? Allora, che cosa ritorna all'Italia però, e che cosa, diciamo, tiene in gioco soltanto l'Italia, le sue regole, le sue capacità di far funzionare le cose? La parte relativa poi a chi sceglie chi tenere e chi no, cioè la giurisdizione, quella che si chiama appunto la giurisdizione, la capacità e la possibilità e l'autorità di distinguere i tipi diversi di migranti, che era questo argomento qui. Allora lì poi ci sono i nostri tempi, la nostra giustizia, la nostra burocrazia e così via. Questo sistema italiano abbiamo visto che ha fatto acqua un po' da tutte le parti in questi ultimi anni. Ma secondo lei potrebbe funzionare invece con l'aiuto? È positivo secondo lei che ci sia, se c'è una condivisione europea di questo, che si faccia una polizia di frontiera comune? Sicuramente una condivisione, un aiuto da parte dell'Europa è sicuramente un aiuto positivo. Mi chiedo anche, e concordo con chi ha parlato prima di me, perché all'interno di questo vertice, per esempio, non abbiamo soltanto parlato di profughi. A me piacerebbe che tutto il tema dell'immigrazione a 360 gradi, di tutti quelli che arrivano in Italia e in Europa, cioè lei li prenderebbe tutti? Venisse gestito anche i cosiddetti migranti economici, di cui non se ne parla mai. Però sono un dato che sono persone che di fatto arrivano in Italia perché sperano di migliorare la loro situazione economica. E questo, il fatto, non possono essere gestiti tutti e sempre dall'Italia, perché sicuramente noi non abbiamo né i soldi per, chiaramente, magari rimpatriarli, oppure una volta anche magari messi su un aereo e rimpatriati, non abbiamo fatto noi come Italia nessun accordo bilaterale magari con il paese in cui vogliamo rimpatriarli. Detto questo, la gestione italiana,
la gestione italiana è assolutamente lenta. Noi abbiamo visto che queste commissioni, per valutare se un migrante che arriva sulla costa italiana è un profugo, quindi ha diritto di asilo, oppure è un clandestino, ci mette 2 anni. Quando ci mette 8 mesi. Ci mette 6-8 mesi di media. La media adesso è da 1 anno e 2 mesi a 1 anno e 8, 10 mesi. Lì sta informato male, i tempi sono molto ridotti. Sono sempre superiori alla media europea. Comunque sono 60 in Europa giorni, ci mettono un mese, massimo 2 mesi. Giorni, sì. Lo dice, lo comunque direbbe c'è un anche problema la legge di media. Però i 2 anni... Allora, un momento, una nostra proposta è quello. Visto che queste commissioni che valutano sono assolutamente sovradimensionate, di cui una persona di fatto lavora in queste commissioni, gli altri 6-7 sono volontari, prendiamo 150.000 giovani laureati, li formiamo e andiamo a rimpolpare queste commissioni di valutazione, riuscendo a espletare, diciamo, tutta la valutazione del migrante stesso in un mese, come com'è di fatto in tutto il resto d'Europa. Sì, ma chiaro. Allora, scusami, dopo. Claudia, scusatemi, perché c'è una notizia che secondo me è interessante. Allora, la Croazia ha vietato l'ingresso di cittadini, poi erano le immagini che vedevamo, anche quelle del confine tra la Croazia e la Serbia, la Croazia ha vietato l'ingresso di cittadini autoserbe sul suo territorio, dopo che la Serbia ha vietato a partire da mezzanotte l'ingresso del traffico cargo proveniente dalla Croazia. Lo riferisce a Reuters un funzionario, quindi un'agenzia Reuters, della polizia di frontiera croata, parlando da Bajakovo, il principale varco di frontiera fra i due paesi. Cosa significano queste cose, professor Magri? Significano che aumentiamo la complessità addirittura del trasporto merci, perché di questo stiamo parlando. Certo. È proprio di questo abbiamo bisogno. Stiamo vivendo una serie di paesi europei che cercano disperatamente di uscire anche da una crisi economica, e non solo il traffico delle persone, di cui parliamo in tutta la giornata, ma anche il traffico delle merci diviene complicato. Ma questo però possono essere reazioni di questi giorni, non le enfatizzerei, fanno parte del gioco anche della ripicca di alcuni paesi. Esatto. Senta, io volevo chiederle un'altra cosa, perché l'abbiamo evocato. Allora, viene fuori questa questione, l'altra storia internazionale, anzi globale, di queste ore è il caso della Volkswagen. Ieri ci sono state le dimissioni del numero uno della Volkswagen, erano attese, ci sono state, Winterkorn ha lasciato e il titolo ha recuperato un po', però insomma la questione è tutta in piedi, ci saranno le indagini adesso anche in altri paesi d'Europa, insomma è una storia che riguarda tutti sicuramente, con tanti rivoli. Però volevo chiederle se effettivamente c'è anche un riflesso geopolitico, tra virgolette, diciamo, se è un problema politico per la Germania rispetto anche al suo ruolo su altre vicende, come può essere questa, per esempio, sui tavoli dei consigli europei. C'è un riflesso di questo tipo o i piani sono distinti? Beh, no, chiaramente non possono essere distinti. Questa Germania nel bene o nel male, spadroneggia in Europa, è il primo della classe. È chiaro che, come succedeva nelle nostre classi, quando il primo della classe prendeva 4 in greco o lo si beccava a copiare, succedeva raramente, se ne approfittava, si godeva un po' della cosa. E in questo fatto grave, perché è grave, si accentuano alcuni elementi sulla Germania di un certo fastidio per le posizioni che sta prendendo, forti. La Germania, nel giro di pochi giorni, a questa vicenda, ma anche la vicenda dell'immigrazione. Allora, noi abbiamo celebrato sull'immigrazione giustamente la svolta e l'aspetto positivo della nuova presa di coscienza tedesca, ma se guardassimo in modo asettico a quello che è successo, non arriveremmo probabilmente alle critiche di Orban, ma qualcosa di strano c'è. La Germania è passata in 2 settimane dal negare il problema, affrontare il problema dicendo apriamo, affrontare il problema dicendo chiudiamo, affrontare il problema dicendo imponiamo le quote che noi chiedevamo 2 anni prima. Cioè, tutto ciò è avvenuto in 2 settimane, con le dimissioni ieri del responsabile dell'ufficio immigrazione tedesco, che ha sottostimato i numeri di ingresso. Quindi c'è un modo di gestire questa vicenda che da un lato ci fa piacere perché c'è una nuova coscienza, dall'altro un po' ci preoccupa perché il guidatore di questa Europa non ci dà sempre la sensazione di essere stabile e sobrio al comando. Prego. Però io non sono momento, totalmente momento, d'accordo. Momento, però. Sì.
Però facciamo fare Giacalone e poi dopo ci dice perché. Ma neanche io, vediamo se coincidono. Sentiamo. Non è proprio così tutto estemporaneo, eh? Intanto in Germania, per esempio, all'assemblea degli azionisti dell'anno scorso, il presidente di Daimler, che è un'altra casa automobilistica, diceva agli azionisti nel corso dell'assemblea: noi con ogni probabilità andremo a fare scouting, cioè a fare i colloqui per assunzioni nei campi profughi, perché abbiamo bisogno di manodopera di un certo specializzato o da specializzare. Quindi la pressione per l'apertura era una pressione che veniva da lontano nel sistema tedesco. La scelta, l'elemento a mio avviso negativo, io mi sono beccato tante di quelle critiche perché sostengo che la Germania ha ragione nel sostenere il rigore dei conti pubblici, però l'errore commesso dalla Germania è quello di pensare che dentro un'area di confini comuni tu possa compiere una scelta di tale implicazione di politica estera in maniera unilaterale. Quello è stato l'errore che poi ha creato una tragedia sulle frontiere esterne più vicine a quelle di terra, da quelle ungheresi a quelle croate che abbiamo visto. E attenzione, le tensioni che ci sono tra la Croazia e la Serbia, guardate che la geografia e la storia non tramontano mai, e lì se non è una gestione comune, la geografia e la storia si riproduce eternamente uguale a se stessa, mutate le condizioni tecnologiche, ma insomma la zuppa è quella, e no, è accidenti che non succeda, quindi occorre una gestione europea. Lì c'è stato un errore tedesco di pensare di poter risolvere i propri problemi interni. Detto ciò, una parola sulla questione di Volkswagen. I limiti di emissione sono stati scelti insieme, ma oltre ad essere stati scelti insieme, sono stati scelti in gran parte su pressione della Germania, che del lato ecologico, tra virgolette, ne ha fatto un business. In questo caso non è che li abbiamo trovati, diciamo così, a avere commesso un errore. C'è stata una pianificata volontà di violazione di... quei limiti valgono tanto quanto i limiti del fiscal compact, per intenderci. Quindi devono mi attendo con fiducia un'iniziativa della Commissione europea che ponga la Germania nella stessa condizione identica in cui altri paesi sono finiti. Vedo che il professor Magri annuisce, è d'accordo, professore, ci sarà secondo lei? Non so se ci sarà, non dipende da noi, ma è auspicabile. Dico solo una battuta su quanto diceva Giacalone. Sono assolutamente d'accordo che non è nuovo questa affermazione della necessità di immigrati da parte della Germania, e che vale anche per noi, diciamolo, perché stiamo parlando di altre cose, ma il tema è quello anche per noi. Ma il primo studio sul fabbisogno di immigrati della Germania è di 20 anni fa. Non è che se ne sono accorti 8 giorni fa che questa esigenza c'era. È sulla velocità e sul cambio di opinioni che stavo sottolineando, fatto che ci fosse un bisogno strutturale. Allora, Matteo Colaninno, che anche viene da una famiglia industriale, anche lui, questo caso, secondo lei, come... Intanto qui c'è il titolo di Libero di oggi, che è ora fuori i soldi delle rottamazioni, la casa tedesca ha distorto il mercato e truffato i consumatori, deve pagare anche in Italia. Insomma, lei come la vede questa... E anche il lato, diciamo così, funzionerà anche la forma della class action, che sembra, se venisse fatta, porterebbe però, sono delle cifre insostenibili, vabbè. Sì, è una, diciamo, una vicenda che vedo molto male, ma non perché personalmente io voglia gioire delle disgrazie di Volkswagen. Anzi, Volkswagen, va detto, al netto di questa vicenda, che sembra, diciamo, anche pregiudicare, sono stati fatti già degli accantonamenti sul bilancio per svariati miliardi di euro, quindi il titolo ha perso 20% in borsa il primo giorno, 20% il secondo, quindi... Ed è una società partecipata dallo Stato. Per il 20% una società partecipata dallo Stato, modello. Il sindacato è nel consiglio, di sorveglianza, tante cose. Stiamo parlando comunque di un'azienda, di un gruppo, di una multinazionale che ha costruito un modello di business straordinario, al di là del mercato americano, dove abbiamo letto tutti hanno avuto delle difficoltà a penetrarlo, ma oggi guidano il mercato mondiale dell'auto, forse hanno superato già il gruppo Toyota, hanno penetrato i mercati asiatici con un'efficacia straordinaria, quindi prima di, diciamo, trarre dei giudizi definitivi ci andrei molto cauto. Certamente ci sono dei riflessi. Certo, su questa cosa c'è un grande silenzio anche di altri. Gli altri. Marchionne. Sto arrivando. Allora, questi, prima cosa, stiamo parlando di quello che, diciamo, in gergo viene chiamato best in class, anzi forse il numero uno al mondo per modello di business. Poi Toyota
probabilmente avendo spinto molto sull'ibrido, su una motorizzazione molto vicina ai fenomeni ambientali, della minor efficienza, consumo, minore potenza, forse se ne avvantaggerà. Di fatto, certamente, questo fenomeno è molto preoccupante, perché ci saranno degli impatti anche sui paesi che hanno una filiera di componentistica molto spinta. L'Italia è uno di questi. Noi sappiamo, per una tradizione italiana di molte imprese, molti imprenditori capacissimi nel costruire componentistica auto, che ci sono probabilmente degli impatti anche pesanti su una parte della filiera automotive del nostro paese. E poi, diciamo, c'è da capire, da comprendere quanto questo fenomeno, diciamo, questa cosiddetta truffa, sia circoscritta unicamente e solo a questo caso. Ci dica il silenzio degli altri? Vedremo nei prossimi giorni. Cioè, può essere un silenzio, diciamo, per non infierire, diciamo, sul numero uno, oppure un perché silenzio... magari non sono soli, potrebbe come essere... Come fiscal compact, sono limiti che si mettono e poi tutti sappiamo che ne si violano. Potremmo diciamo, scoprire certamente questo, sentiamo i tedeschi cosa ne pensa l'onorevole dai giornali, Fabiano. Certamente i tedeschi in questi anni, a livello di lobby europea sul mercato dell'automobile, hanno agito con molta pesantezza e quindi dovremmo capire anche come si muoverà la Commissione di fronte a fatti come questi. Martinati. Guardi, dico, io personalmente poi ho lavorato per un periodo della mia vita in Germania, quindi conosco abbastanza bene il modello tedesco. Noi abbiamo anche questo un po' questo timore riverenziale rispetto al Made in Germany, che lo consideriamo sempre esempio di eccellenza, esempio di sostenibilità, esempio di trasparenza. E diciamo che lo scandalo Volkswagen mette a nudo che di fatto primo è un'azienda privata come tante altre che anche questi possono avere dei panni sporchi. Secondo, dallo Stato, non è privata capitale, come tante altre. Secondo, e qui arrivo, c'è stata un'interrogazione di un deputato tedesco che raccontava questo fatto, questa truffa, quindi il governo tedesco, sia perché era partecipata dallo Stato, ma anche alla luce di questa interrogazione non poteva non sapere. Molto probabilmente anche in questo caso ha un po' tenuto i panni sporchi nei cassetti quelli bassi. Ieri hanno smentito, ieri la notizia di ieri, quindi di oggi sui giornali, è che il governo tedesco ha detto non lo sapevamo. Purtroppo c'è il presidente di Deutsche Bank che l'hanno coperta. Sentiamo. Il terzo poi, che di fatto si vedono sempre queste grandi multinazionali come degli eroi, come simbolo di sostenibilità, di trasparenza. A me piacerebbe pensare anche un po' all'imprenditoria italiana, come magari l'eroe vero invece sono chi, come i lampedusani, non finivano sui giornali, allo stesso modo le piccole e medie imprese che alzano magari le saracerische tutti i giorni, quelle io li considero dei veri eroi, sono gli imprenditori che con coraggio aprono la propria ditta. Il terzo aspetto, ed è quello su cui noi ci siamo sempre battuti, diciamo un po' più diciamo, sostenibile, è che di fatto, e l'abbiamo sempre detto magari da tanti anni, una vera riduzione diciamo, delle emissioni non è di fatto possibile come ci hanno fatto credere. Di fatto quando noi abbiamo sempre detto che le persone si devono muovere in un altro metodo, che molto probabilmente la tecnologia del motore a scoppio non ha avuto uno sviluppo negli anni come si prospettava, quando noi diciamo che sono altre alternative che possono essere il car sharing per cercare di avere diciamo, un'economia più sostenibile e più diciamo, che protegge di più l'ambiente, ci hanno sempre dato dei bucolici. Quello che voglio dire, in Italia la diversa mobilità come anche diciamo, un trasporto pubblico efficace e efficiente rispetto alla situazione europea non è mai stata fatta, forse perché una delle maggiori aziende italiane si chiama Fiat. Allora, intanto vedo Gabriella Caimi, inviata al telegiornale, in collegamento, grazie Gabriella. E allora, il bilancio, buongiorno. Insomma, così ci puoi dare un po' di dettagli, perché dell'impianto generale, naturalmente abbiamo già cominciato a parlare, qualcosa era filtrato, però tu hai il polso. Allora, prima della pubblicità, se ce lo puoi dire in un minuto, e poi dopo naturalmente ci ricolleghiamo anche dopo.
Allora, i dettagli ovviamente sono due punti fondamentali, cioè rafforzare il controllo delle frontiere esterne dell'Unione Europea, come chiedevano molti paesi e soprattutto ovviamente l'Ungheria di Viktor Orbán. La Commissione Europea ha detto che presenterà un progetto concreto entro dicembre di quest'anno per creare un sistema di guardie comuni europee per il controllo delle frontiere, sia frontiere terrestri, ha specificato Juncker, sia frontiere navali, quindi ovviamente un intervento questo che potrebbe riguardare anche l'Italia, anche il nostro paese, oltre che ovviamente la Grecia, che in un certo senso è stata messa un po' sul banco degli imputati durante questo vertice. L'altro punto fondamentale, ovviamente di questo controllo delle frontiere fanno parte e vengono inclusi anche i cosiddetti ormai famosissimi hotspot, che dovranno essere appunto messi in attività assolutamente entro novembre, quindi a brevissimo giro di tempo. L'altro punto fondamentale è i nuovi aiuti finanziari che vengono concessi, sostanziali, almeno 1 miliardo viene promesso alle agenzie internazionali delle Nazioni Unite che dovranno aiutare i profughi. L'intento ovviamente, l'avrete penso già detto, è quello di cercare di tenere i profughi siriani, iracheni, comunque in fuga dal Medio Oriente, più vicino possibile alle loro frontiere e quindi cercare di non scatenare un movimento di massa verso l'Europa, che è quello che il Presidente del Consiglio europeo Tusk ha di fatto annunciato. Tusk, che tra l'altro è stato di recente appunto in Medio Oriente, è stato ad Ankara, ha parlato con Erdogan e sembra che sia tornato appunto da questo giro piuttosto impressionato dalla situazione che ha visto. E aiuti appunto dicevamo per le agenzie umanitarie e aiuti anche per i paesi che sono in prima linea sul fronte dell'immigrazione. Perfetto, Alessandra. Grazie Gabriella, perché veramente così è un quadro chiarissimo e anche con ulteriori elementi importanti. Ci dobbiamo fermare per la pubblicità, poi naturalmente ritorniamo a parlare di questo anche di altro, perché nel frattempo, lo dico prima di lanciare pubblicità, il ministro dell'economia Padoan, a proposito del sistema pensionistico, in un'audizione alla Camera ha detto che ogni cambiamento del sistema pensionistico va attentamente valutato a partire dall'impatto sui conti. Non sembra quindi, sembra resistere all'offensiva degli altri, Poletti e anche Renzi, mi sembra. A fra poco. Allora, volevo far sentire, tornando in Italia, alle ricadute italiane poi delle questioni immigrazione, quali sono stati i toni in aula al question time ieri tra il ministro Alfano e la Lega. L'analisi di tutti gli esperti in materia è quella che ci dovremmo preparare ad una vera e propria invasione, quindi dopo quella degli ultimi 3 anni attraverso il Mediterraneo ci sarà anche quella via terra. Quindi volevo capire da lei cosa intende fare. Grazie onorevole Caparini. Ministro degli Interni, onorevole Angelino Alfano, ha facoltà di rispondere. Prego. Grazie Presidente. L'onorevole Caparini ad ogni evidenza ha letto i giornali di qualche anno fa, non quelli di ieri e neanche quelli di oggi. In quelli di ieri e quelli di oggi l'Italia risulta vincitrice di una grande partita, quella di chi ha capito con 2 anni di anticipo quello che si sarebbe verificato. Invece, in riferimento ai giornali di alcuni anni fa, quelli letti dall'onorevole Caparini, erano gli anni in cui la Lega governava il Ministero dell'Interno e con soli 40.000 migranti abbiamo fatto annegare Lampedusa, l'abbiamo rovinata dal punto di vista della reputazione, abbiamo aperto il più grande centro per immigrati d'Europa, l'ha aperto la Lega in Sicilia, abbiamo ricevuto infrazioni comunitarie e c'è stato un totale fallimento sia sull'equa distribuzione cosiddetta burden sharing, sia per quanto riguarda il tema dei respingimenti, quindi un fallimento totale. Grazie Ministro. Onorevole Davide Caparini ha facoltà di replicare. Sì, perché per 2 minuti. Il governo prima di questo i migranti non li faceva proprio arrivare, dato che, come ha detto lei, è stato sanzionato dall'Europa proprio perché li respingeva prima ancora che arrivassero sulle nostre coste. E lei sa benissimo che faceva parte di quel lei faceva parte di quel governo. Per favore, e, oltre a essere un porta campana, è anche un falso bugiardo. Onorevole Caparini, per favore, ministro Alfano, per favore. Onorevole Caparini, la richiamo. Onorevole ministro Alfano, per favore. Lei faceva parte di quel governo e sa benissimo cosa ha fatto quel governo per arginare l'immigrazione. Ministro Alfano, per favore. Oggi sta onorevole Caparini sulla pelle.
Ma allora questo era un documento di una certa confusione soprattutto e ha una sua surrealtà questo documento visivo che abbiamo mostrato, perché in realtà poi erano al governo tutti e due e insieme ed erano alleati, anche tra l'altro anche chi presiedeva la Camera in quel momento era di Forza Italia adesso, quindi era un quadretto un po' curioso. Davide Giacalone, questo che significa? Che comunque diciamo, il tema dell'immigrazione rispetto a questa gestione al vertice, a quello che accadrà anche ai centri d'accoglienza, però continuerà a essere un terreno facile. Guarda, per la Lega o... Significa due cose, due temi completamente diversi. Il tema dell'immigrazione è evidente che ci sono forze politiche che hanno scelto di fare propaganda giocando il ruolo dei buonisti e forze politiche che hanno deciso di fare propaganda giocando il ruolo dei cattivisti. Buonisti e cattivisti sono in buona sostanza soci in commedia, continuano la loro propaganda, tanto sulla realtà avranno un effetto pressoché zero, purtroppo hanno un effetto eco, diciamo così, sull'opinione pubblica, sulle paure collettive, ma nella sostanza è solo propaganda. La seconda cosa che significa è che, questa è una scena che abbiamo visto relativamente all'immigrazione, ci potrebbero essere anche altri temi, se uno guarda la scena relativa al Senato oggi sulla riforma costituzionale, con gli 82 milioni di emendamenti non tanto quelli, perché tanto quelli saltano, quanto le divisioni interne al periodo democratico, la polemica, il recupero della minoranza del periodo democratico. La lezione è che la politica si fa dentro i partiti, cioè il Parlamento è praticamente scomparso dall'orizzonte dell'attività politica reale. La gran parte delle leggi che si fanno o col voto di fiducia o sono leggi delega. Ci si strappa le vesti per la minore funzione del Parlamento, ma poi in realtà in Parlamento succede meno. E il risultato di questa cosa è che gli scontri più accesi, più duri, le contrapposizioni anche personali più ruvide avvengono all'interno delle aree di coalizione o all'interno dei partiti. Non è una bella scena. Vediamone un'altra. Anche perché il risultato è il trionfo di Agostino De Pretis e del trasformismo, cioè con orde di parlamentari che cambiano gruppo o schieramento, e che anche quella non è una bella cosa. Allora, vediamone un'altra di scena che è quella invece che riguarda il Movimento 5 Stelle, perché ieri vi siete imbavagliati contro la legge delega sulle intercettazioni. Onestà. No, non è questa, evidentemente, che invece è un tappeto, non c'entra niente. Eccolo qui, quelle erano le immagini che riguardavano Fantinati a CL, ma erano semmai da mostrare. Vediamo questa scena. Questo bavaglio noi non lo vogliamo e chiediamo ai giornalisti e a magistrati di denunciare. Giornalisti, magistrati, denunciate prima che sia troppo tardi. Prima che sia troppo tardi, uno dei provvedimenti più pericolosi degli ultimi 30 anni, e chiediamo a tutti voi cittadini di informarvi e fare altrettanto. Allora, Fantinati, anche lei si è imbavagliato ieri, era tra gli imbavagliati. Io mi sono imbavagliato perché di fatto noi abbiamo detto no a questa legge, anche perché la cosa che a me sembra davvero strana è che Renzi realizza il sogno di Berlusconi con l'avallo di tutto, chiaramente di tutto il PD, quando il PD stesso 4 anni fa era in piazza, che quando Berlusconi voleva fare la stessa cosa, quindi diciamo tappare la bocca alla stampa, voleva imbavagliare le intercettazioni, il PD scendeva in piazza. Io mi chiedo dove sia quel PD. Ora, perché no? Posso fare una domanda? Ma in cosa consiste il provvedimento che genera questa potenza? Cioè, qual è il bavaglio lì dentro? Allora, esattamente, consiste in due cose. Primo, lasciare una delega al governo sulle intercettazioni, soprattutto quindi qualcosa questo, che il governo, governo, deve questo fare. Governo che è stato coinvolto da scandali imbarazzanti sulle intercettazioni. Abbiamo avuto l'ex ministro Cancellieri. Questo visto governo? Lupi. Cancellieri no, si deve informare. Lupi, gli scandali di Mafia Capitale. C'entra Mafia Capitale? Quello precedente di. Quello precedente, quell'altro scone.
e Tarantini. Comunque, non è questo il punto. È questo governo e quello di Letta, che sono praticamente uguali perché comunque sono venuti dalla stessa maggioranza, sono stati coinvolti da intercettazioni imbarazzanti. C'era il caso del generale Adinolfi. Diciamo Renzi, Adinolfi, eccetera. Questo riguarda. Soprattutto quello che noi siamo assolutamente contrari, che non si possono divulgare cose che vengono chiamate, cioè non si possono usare e divulgare cose che vengono chiamate penalmente non rilevanti. Primo, però che riguardano, non è solo penalmente non rilevanti, è che riguardino terze persone, cioè persone che non sono innanzitutto l'abuso è già punito per legge. Poi, sul fatto di non penalmente rilevanti, questo non riguarda persone che non sono... Diciamo, nella delega è scritto non rilevanti ai fini dell'indagine. Ma magari io posso, diciamo, non posso essere rilevanti per l'indagine che sto facendo, ma possono aprire altri scenari. Scusate, oppure, però il ma punto la stessa è, cosa... Posso dire qual è il punto? Molto no, però era interessante qual è il punto sul quale loro sono critici. Claudia, scusami, poi dopo lo dici. La stessa cosa, noi abbiamo visto come tramite queste intercettazioni questo governo, quello di prima ancora. Ci sono casi che magari non sono penalmente rilevanti, ma definiscono una mala gestione della politica, dove praticamente lasciano intendere che se uno vuole fare carriera, che se uno vuole aprire un'attività imprenditoriale, sia molto più facile conoscere il politico giusto piuttosto che effettivamente fare il proprio lavoro. E questo è questo che... anche se non è penalmente rilevante, lascia capire come ci siano queste relazioni un po' scomode tra il governo, tra i poteri forti della politica e tra persone che di fatto magari sono indagate, inquisite. Allora io mi chiedo... Secondo lei comunque dovrebbe essere pubblicato tutto? Però assolutamente. No, volevo perché... far parlare Claudia Fusani perché voleva intervenire per precisare. Dalla civiltà, dopo ma non è, la mia... esatto, no, non è che siamo fuori dalla civiltà. Qui bastava che su una materia così delicata che riguarda diritti costituzionali, come qual è il diritto all'informazione, anche costituzionalmente, come dire, bisogna tenere conto, doveva scrivere tutto il Parlamento. Cioè dare una delega che ha... È vero che ha tre paletti, ma sono paletti assolutamente generici, perché queste intercettazioni potranno essere scritte e raccontate se rilevanti ai fini delle indagini. Ma io vi dico una cosa molto, molto banale, perché nel momento in cui viene fuori un regolamento, visto che questo è l'andazzo, per cui si dice che i magistrati che metteranno nei vari atti alcune intercettazioni che non ci devono stare, saranno puniti, ci saranno pene. Non è possibile, c'è l'udienza filtro. No, non ci sarà l'udienza filtro, quello è il punto, è saltata l'udienza filtro. Ma qui andiamo nelle cose tecniche e giustamente non si può andare nelle cose tecniche. Allora, no, su una materia del genere doveva deliberare il Parlamento, scrivere il Parlamento dalla A alla Z, quindi virgole comprese, perché i rischi che il governo vada a scrivere su una materia del genere con tre paletti tre, così facilmente superabili e aggirabili, perché ripeto, basta un regolamento che dica, io ho fatto interviste in questi giorni, ovviamente la Ferranti dice il contrario, tutti che rassicurano però con qualche dubbio anche loro. Quindi allora, la sensazione che l'abbiano un po' subita, l'obiezione che fa sia il Movimento 5 Stelle, no, Movimento 5 Stelle e anche Claudia Fusani dicono, però attenzione perché lo strumento della delega su una materia di questo tipo è veramente... No, però non mi lascio mettere nell'angolo sullo strumento della delega. Io dico questo, nessun bavaglio alla stampa. Questa no, è però la delega... La delega è uno strumento assolutamente legittimo che può essere applicato e io trovo che non ci sia nessun tipo di scandalo o problema. Primo, nessun bavaglio alla stampa. Questo a mio giudizio è un principio garantista da sempre. Un principio di civiltà. Secondo, nessun tipo di attentato o limitazione sullo strumento delle intercettazioni, che sono, rimangono uno degli strumenti di indagine investigativo fondamentale. Non c'è dubbio. Diciamolo, non c'è dubbio, dice la Fusani, quindi è un timbro proprio ultranotarile. Nessun tipo di bavaglio alla stampa, nessun tipo di limite all'uso delle intercettazioni. Concludo il ragionamento. Avanti. Io dico questo, che non è
ammissibile, a mio giudizio, nei casi in cui ci siano soggetti, persone, donne, uomini, tutto quello che volete, inclusi in intercettazioni, e quella parte lì non penalmente rilevante o non funzionale all'indagine, sintetizzati da o un redattore o da un direttore di un giornale, che quindi arbitrariamente può tagliare, cucire, mettere questo, mettere quell'altro, se questa roba qui non è penalmente rilevante, non è funzionale all'indagine. Abbiamo visto tante persone che prima si sarebbero crocefisse per la difesa assoluta di questa roba qua, magari finire una volta ingiustamente dentro un brogliaccio, che cambiano opinione. Quindi sono tutti Alice nel paese delle meraviglie, e poi qualcuno cambia idea quando viene toccato. Ma vado oltre. Secondo me questo tipo di approccio è la miglior difesa invece dello strumento investigativo, perché se troviamo un equilibrio tra il diritto costituzionalmente riconosciuto, che diceva Claudia, di informazione, dell'informazione dell'opinione pubblica, e l'equilibrio costituzionalmente garantito della privacy delle persone, così come dei diritti della magistratura di utilizzare strumenti sofisticati per intercettare mafiosi, criminali, tutto quello che volete, troveremo un sistema che riesce a sostenersi. No, il punto è troveremo e non sappiamo. Allora, se ci sono degli squilibri, come ci sono stati in questi anni, Berlusconi voleva fare, arriverà qualcuno cosa, che magari allora, io farà un bel colpo. C'è una domanda che mi viene anche dall'obiezione che sta facendo Bavaglio, cioè queste sono sciocchezze. Sì, però c'è un cambiamento di posizione, soprattutto ci facevamo questa domanda, ma anche viste le reazioni dell'ANM. Ma l'ANM non avrà più nel Partito Democratico il suo riferimento, come è stato per tanto tempo? Si è consumato questo strappo con la Ninno? Guardi, io dico questo, ho letto qualche mese fa un'intervista del procuratore capo di Palermo, Lovoi, che in certi punti io avrei messo 3 firme. Dire, nella sua domanda legittima, ma MD, il Consiglio Superiore, i magistrati non hanno nel PD... Io credo che dovremmo finalmente tentare di raggiungere un equilibrio, una indipendenza vera tra ordini e poteri dello Stato e superare... Ma fino adesso non è stato così, quindi? Ma fino adesso l'abbiamo visto tutti cos'è stato. Ci sono state certamente delle situazioni limite da una parte, cioè l'aggressione dei magistrati c'è stata, comunque, e limite anche la dall'altra. La risposta è sì. No, non è la risposta. Quella storia è finita. Lei, quella storia io è finita, dico che e quanto, da allora, quanto c'è il Movimento 5 Stelle lì pronto, capiamo questo. Questa intervista che vi invito ad andare a rivedere sul Corriere della Sera, non di un politico, ma del procuratore capo di Palermo, in relazione alla vicenda Crocetta. Cioè, ma che c'entra? Quello che è c'entra? Stato c'entra storia. Come? No, però, no, uno allora, dei più importanti magistrati italiani sta dicendo, riconoscendo, vero, che cioè, va ritrovato un equilibrio sano tra politica, magistratura e tra ordini e poteri dello Stato. E anche le audizioni di Bruti Liberati. No, lo dicevi in quel senso, perché l'italiano senso è chiaro. Lo dicevo nel senso che se volentieri la politica no, della magistratura... No, diceva la Romaccia. No, scusate, però queste urla proprio non servono a niente e non c'entra. La questione era un po' più ampia del singolo nome, tra l'altro anche in Parlamento, se dobbiamo dirlo, perché è proprio per dire che è più ampia, le audizioni di Bruti Liberati e anche di Pignatone sono andate in una direzione, diciamo, di questo tipo di regolamentazione delle intercettazioni, a riprova che quindi c'è un fronte anche della magistratura molto più spaccato di cui tener conto. Però la domanda ci stava, perché l'Associazione Nazionale Magistrati in quanto tale spesso ha avuto come referente, sì. Mi pare che questo sia venuto fuori. Allora, intanto c'è un ulteriore aggiornamento su Padoan, impegno, flessibilità nella legge di stabilità, quindi sulle pensioni continua un po' una linea del manche, perché impegno, flessibilità, ma che sia compatibile con i conti pubblici, qualsiasi intervento, dice Padoan, sulla flessibilità in uscita nelle pensioni avrebbe un impatto sull'indebitamento. Mentre parliamo, vediamo nella telecamera in diretta, e forse ce la possono anche mostrare la regia, eccola qui, c'è il cancelliere tedesco Angela Merkel che sta riferendo al Parlamento sul risultato del vertice, e io però volevo approfittare ancora, visto che abbiamo poco tempo prima della pubblicità, ma volevo approfittare ancora della presenza del professor Magri per chiedere quest'ultimo lato del governo tedesco che abbiamo lasciato fuori
nella questione della Volkswagen, e quindi mi dispiace di fare questo, però ci tenevo, non l'avevamo chiuso questo. Siccome la notizia del giorno sui giornali è che il governo ha detto che non sapeva, quindi ha negato lo scoop di Welt del giorno prima, volevo chiederle che ne pensa lei, cioè proprio per la struttura di Volkswagen anche con una componente pubblica. La questione dell'interrogazione parlamentare fatta dai Verdi e la risposta del Ministro dei Trasporti Dobrindt, che era l'argomento sul quale si fonda la tesi che il governo sapesse. Lei che idea si è fatto, professore? C'è un livello di questo tipo di coinvolgimento del governo? Non so cosa possa interessare a chi ci ascolta le mie idee su un fatto in cui abbiamo da un lato qualcuno che accusa, che dice il governo sapeva, dall'altro il governo che smentisce. Quindi la vera questione è appurare la verità, ma io non ho elementi per valutarla. Io voglio solo chiudere con una battuta tornando al tema dell'immigrazione di prima. Passi avanti, buonisti, cattivisti, qualunque cosa... C'è stato un elemento nuovo che ha riassunto il vostro corrispondente da Bruxelles, che è l'attenzione alle cause profonde, cioè anche dare soldi per i rifugiati che potrebbero partire dalla Turchia, dal Libano e Giordania. Ma la vera frontiera, la vera sfida che abbiamo, e la comunità internazionale dovrà occuparsi di questo nelle prossime settimane e sta iniziando a farlo, è risolvere la crisi in Siria e in Libia. La crisi in Siria ha al suo interno altri milioni di persone che sono lì ora e potrebbero, se la situazione si deteriora, mettersi in marcia. E quello è il rubinetto da chiudere, e da chiudere possibilmente in modo positivo e rapido. Allora le faccio un'altra domanda proprio su questa questione della Siria, perché oggi il Corriere della Sera, qui a pagina 15, pubblica un retroscena di Giuseppe Sarcina sul fatto che è stato convocato proprio un vertice sulla Siria e la Libia questa sera dall'alto commissario Mogherini, e che però l'Italia è tenuta fuori, cioè una cena con francesi, tedeschi e britannici, Gentiloni non c'è. Perché gli italiani si ritengono, come dire, inclusi nel fatto che c'era Mogherini? No, credo di no. Se fosse anche sulla Libia sarebbe gravissimo, se fosse sulla Siria sarebbe sgradevole ma meno grave, e sarebbe in linea con quello che abbiamo visto su altri fronti, a cominciare dall'Ucraina. Quello se fosse sulla Libia sarebbe Sarcina, davvero molto grave. Sarcina scrive vertice su Siria e Libia, questa è la cosa. Però è anche l'unica fonte di questo. Sì, 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 certo, è una notizia soltanto del Corriere della Sera. Va bene, quindi staremo a vedere per valutare il bilancio di questa questione. Ci dobbiamo fermare. Intanto saluto il professor Magri, grazie per essere stato con noi. Noi invece restiamo, ci vediamo dopo la pubblicità, fra poco. Allora, ancora notizie in diretta che riguardano tutti, perché sono notizie dell'audizione in corso alla Camera, non so se riusciamo anche a vederla, eccola lì, se ci fa vedere la regia. Ecco, questa è l'audizione di Padoan in Parlamento, la vedete, però questo è Francesco Boccia naturalmente, che è il Presidente della Commissione Bilancio della Camera. Padoan nel corso di questa audizione ha parlato anche degli esodati, ha detto che ci sarà un uso dei risparmi per una definitiva salvaguardia. Il governo si impegna ad accertare le risorse per un nuovo definitivo intervento di salvaguardia. Ricordiamo la polemica che riguardava quegli esodati, doveva arrivare la settima salvaguardia, questi 500 milioni previsti erano stati invece ripresi dal Ministero dell'Economia per una serie di ragionamenti anche burocratici, per la verità. E niente, adesso però Padoan dice questo, ma dice anche, a proposito dei numeri degli esodati, che però è impossibile, eccolo qui, numero degli esodati ancora non certo, è impossibile fare un consuntivo, alcune posizioni sono aperte. Allora, io ho una domanda un po' banale per l'onorevole Colaninno a questo proposito della politica economica e della legge di stabilità che è in facitura, in corso. Allora, noi abbiamo, prendo la prima pagina del manifesto, che è "Si ammali chi può, una botta alla sanità pubblica, un affare per quella privata". Con il decreto del Ministero della Salute, è la linea del manifesto, il governo Renzi vuole tagliare 13 miliardi, un colpo secco al sistema della prevenzione. Allora la domanda è questa:
Da un lato c'è il taglio di tasse importanti, il taglio delle tasse sulla casa, per esempio. E allora, però poi sulla sanità c'è questa decisione, le cifre sono molto alte, di tagliare la prevenzione dando la responsabilità, affidando la responsabilità di questo ai medici. E c'è una qualcosa di contraddittorio, una scelta politica no. che lei... No, no, certamente è una scelta di politica economica che io condivido, che è quella di uscire da una condizione dettata anche da fattori esterni, certamente la crisi che abbiamo vissuto in questi anni, uscire dalla condizione in cui tu gestisci come decisore politico unicamente tagli, uscire dalla condizione di dover tagliare, limare e entrare invece finalmente in una condizione in cui la ripresa dell'economia, che secondo noi è la priorità numero uno, la ripresa dell'occupazione, dell'economia, delle imprese, per avere margini per fare una buona politica economica. Cioè, se l'economia va male, se non c'è lavoro, se l'occupazione crolla, alla politica di un paese che si porta sul groppone da 30 anni, 2.000 e passa miliardi di euro di debito pubblico, non rimane altro che fare una gestione oculata di tagli. E tagli, 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 arrivi alla fine a tagliare il fondo del barile. Noi diciamo un'altra cosa. Noi indirizziamo le risorse non esorbitanti, ma importantissime di politica economica per far ripartire l'economia, l'occupazione e le imprese. Questa è la ragione per cui abbiamo tagliato il costo del lavoro sull'IRA per 6 miliardi e mezzo, messo i 2 miliardi per trasformare i contratti da precari a stabili, messo 10 miliardi di euro per 10 milioni di italiani, quindi 1.000 euro a testa, per far ripartire i consumi. Perché? Se noi facciamo ripartire la crescita economica, abbiamo più margini sul bilancio, possiamo finalmente tornare ad una prospettiva di medio-lungo termine di crescita del Paese. Questo è chiaro. Quindi la ragione per cui noi abbiamo indirizzato prima il taglio sul costo del lavoro, l'aiuto degli 80 euro... Perché questo fa ripartire, a nostro giudizio, il sistema Quindi economico. Quindi lei dice questo e naturalmente però da qualche parte poi devi tagliare... Vengo alla questione che lei mi ha posto. Da quanti anni si sta dicendo, per esempio, che ci sono delle grandissime, enormi sacche di inefficienze? Per esempio sulla centrale d'acquisti. Io ho consapevolezza... Sì, però scusi, non andiamo su tutto, siamo al caso specifico, sanità, se no non facciamo... Sanità. Guardi, quante persone ti stanno dicendo, per esempio, lasciando perdere la solita siringa. Non è per esempio, non è la siringa, qui è una cosa diversa, è un caso specifico, io le chiedevo, si tratta degli esami e di dare, diciamo così, tutta la responsabilità al medico, perché viene addirittura sanzionato se fa fare degli esami. Che vengono ritenuti inutili, però bisogna vedere chi li giudica inutili. Sto facendo questo tipo di esempio. Stava pericolosamente andando verso la siringa. Dicendo non facciamo l'esempio della siringa perché ha rotto appunto, le scatole. Allora, siccome questo non è un esempio, però è una cosa concreta ed è un caso delicato perché poi i medici hanno un problema di assicurazione perché vengono poi denunciati nelle cose. Allora, io mi sento di dire questo. Primo, che stiano di tranquillizzare perché non c'è nessun taglio alla prevenzione, anzi, la prevenzione io penso che sarà sempre di più un tema che riguarda un che modo di gestire la sanità. Ma non c'è dubbio che anche il tema della prevenzione debba essere sottoposto a una gestione migliore, diversa. Giacalone, perché gli abusi ci sono stati anche lì. Fantinati. Basta andare in un ospedale per rendersene conto. Adesso magari anche una semplificazione quella che stiamo facendo, però è un ragionamento che si può fare. No? È una semplificazione, ma è finisce con l'essere una semplificazione forzata se non si entra nel dettaglio dei tagli. La spesa sanitaria italiana può essere considerevolmente tagliata senza minimamente intaccare i servizi e la garanzia di salute ai cittadini. Può essere, il problema è capire, scusa, ma oltre a dimensionare il taglio generale, esattamente dove lo vai a fare? Perché se può cambiare, se tu lasci tutti i costi fissi, tutti i costi di struttura tali quali sono, evidentemente finirai con l'andare su. Ma il numero delle altre. Allora, quali sono i tagli che vengono fatti? Il tema degli esami, così come viene posto, allora viene propagandato dicendo c'è un taglio agli esami che servono per la prevenzione, messa così, sembra un abominio, voglio dire, no?
Il problema è che il tema esiste, e cioè che una considerevole parte di questi esami sono effettivamente medicina preventiva, ma preventiva delle cause nei confronti degli ospedali e dei medici. Per cui, siccome tu mi accusi, hai la possibilità di accusarmi come paziente di non avere fatto tutti gli approfondimenti del caso talché ti ho creato un danno, il medico per il sì e per il no, specialmente se invece viene responsabilizzato in questo no, modo. Però mi devi togliere mi devi togliere la pistola dalla nuca, cioè non è possibile, la cosa deve avere un suo senso. Allora, i sistemi hanno una loro coerenza interna. O tu hai un sistema modello statunitense, in cui ci sono le assicurazioni private che fanno un controllo sulla spesa. Quando noi avevamo le mutue, ragazzi, in Italia funzionavano, che era una bellezza, un portento. Io ero figlio di una mutuata e a casa mia, quando ero piccolo, il pediatra passava a vedere come stavi. Oggi lo porti il bambino infagottato a cercare se lo trovi il pediatra. All'epoca passava a vedere come va la varicella. Quindi noi, quando avevamo le mutue, funzionavano, che era una bellezza. Però quello è un sistema in cui chi paga, l'assicurazione o la mutua, esercita un controllo. Se tu trasformi completamente e diventa spesa pubblica, per giunta a gestione regionale, che il cielo ci salvi, e da quella roba lì devi togliere gli esami che difendono i medici dalle cause, non ti funzionerà mai, perché gli esami continueranno a essere fatti. Io però volevo dare la parola, scusami Claudia, su questo, prima a Fantinati, per sapere se è d'accordo su questo provvedimento del Movimento 5 Stelle, che cosa ha da dire. Ma noi vorremmo anche un po' capire meglio di cosa si tratta, anche perché è soltanto diciamo No, perché Grillo una volta aveva fatto tutta un attacco all'abuso, per esempio, delle mammografie, che fece polemica. Non si tratta di questo, che in Italia abbiamo troppi farmaci, perché basta fare un confronto tra l'Italia e qualsiasi altro paese europeo, è vero. Innanzitutto in questo provvedimento non si capisce bene se verrà gestito a livello regionale oppure se verrà gestito a livello nazionale, quali saranno le sanzioni, e poi sanzionando tutti i vari medici, alla fine nessun medico poi prescriverà magari le cose che servono, e questo sicuramente sarà penalizzato il cittadino. Dopodiché è facile fare tagli sulla sanità, ma io non vorrei fare tagli sulla salute del cittadino, io vorrei fare su tagli della gestione della sanità, cioè come è tutta questa macchina burocratica. Chiuderebbe, taglierebbe ASL. Secondo la Consip, cioè tutta la spesa, secondo una spending review, che non è quella che sta facendo Renzi, si può risparmiare 20 miliardi. Renzi ne porta a casa soltanto 6,7 oppure 7. Sentiamo Claudia Fusani. Fare una domanda molto semplice. Cioè, con queste nuove norme, se adesso una persona va con un codice giallo, cioè, adesso con le norme vecchie tu vai con un codice giallo al pronto soccorso e ti fanno tutta una serie di esami, TAC, eccetera, eccetera. Dopo non te li fanno più. È così? Dopo non te li fanno più. Io non mi sento perché di... Perché la TAC è uno degli esami. Allora, magari si trova... Dipende, capito? Cioè, diventa tutto. No, io non farei... Diciamo, non mi permetto... Poi, tutte le opinioni sono legittime. Non è un'opinione, per carità. Non fa nessun tipo di terrorismo psicologico. La sanità... e il sistema con cui gli italiani si sono abituati ad essere assistiti continuerà, ma noi vogliamo migliorare l'efficienza e la gestione di questo tipo di servizio, perché ci sono dei margini di inefficienze che sono spaventose e che impattano sul bilancio dello Stato. Non c'è dubbio questo. E questo è un fatto che è incontrovertibile. Noi andremo avanti in questa direzione e credo che il servizio alla fine migliorerà anche, perché se c'è una gestione non efficiente e non stabile nel tempo, alla fine produce anche danni sul servizio. Allora, Colonnino, il dubbio rimarrà sempre come mai con una gestione così inefficiente della spesa sanitaria alle regioni si voglia fare un senato che sia il senato delle regioni. Intanto non tutte le regioni sono... Non tutte le regioni sono inefficienti. Però ringrazio Giacalone, perché così ci consente di l'aggancio che lasciamo così, però la mia regione, che diciamo è gestita da Maroni, quindi non è della mia parte politica, sta portando avanti degli accorpamenti tra ASL, per esempio Mantova, la mia città, andrà con Cremona. Della sua regione. Quindi voglio dire, il tema va
però volevo dire una cosa. Mentre il taglio di certe prescrizioni sarà deciso dal governo, il taglio delle ASL sarà deciso regione per regione, quando mai ci sarà. Quindi è lo una cosa facendo. Che lo stanno facendo, io ancora allora, lo devo vedere. Mettiamola così, chiudiamo su questo e poi natura, invece che poi sarà apertura per prossime puntate, è chiaro che piano piano poi viene fuori che da qualche parte queste risorse bisogna prenderle anche per fare gli annunciati tagli e forse non basta nemmeno la flessibilità. Però due parti in commedia dicendo Renzi che si va ad aumentare allora, il debito. Possiamo dobbiamo proprio fermarci. Commedia, cioè lamentarsi pubblica, da una parte che non sì, c'è però, efficienza e quando si tenta di farlo dire oddio la spesa pubblica non c'è, andrebbe, certo, però, andrebbe tagliata come direbbe Totò a prescindere. Però è un caso delicato, sì, questo sì, vogliamo questo dire, questo tema della prevenzione e del taglio della prevenzione. Capisco sono 13 miliardi. Allora, intanto anche Poletti a questo punto dice che ci sarà l'intervento definitivo e legge di stabilità sugli esodati, questo sulla scia di Padoan, e poi intanto che Volkswagen, le dimissioni di Winterkorn anche oggi producono un'apertura, titolo. Sì, il titolo è salito del 4,4%. Mi pare proprio tutto, tutta lasciamo la linea a Coffee fisiologico. Break. Grazie per essere stati con noi, grazie naturalmente ai nostri ospiti. Buona giornata.